questo modo di vivere, permettetemi la parola, disperato, cioè senza speranza. Ho in mente un autore contemporaneo, un autore svedese, Per Lagerqvist, che a un certo punto dice in un suo romanzo, anzi paragona Dio al mare e l'uomo alla conchiglia. Come potrebbe il mare ricordare la conchiglia nella quale una volta mormorava? E allora quello che il mare fa non è tanto di ricordare la conchiglia, un sussurro dolce e tenero, ma è quello piuttosto di flagellarla sulla scoglia e di condannarla per sempre alla immobilità di quello scoglio. È una descrizione davvero molto, molto triste, perché è come se la povera conchiglia non potesse avere nessuna possibilità di muoversi dallo scoglio. L'immobilismo concepito così, il nostro modo di vivere diventa veramente abbastanza cupo. Ricordo un autore francese, Moliacre, che ha questa espressione: la notte della vita può diventare paurosa se non c'è la luce di una lampada. È necessario avere con sé la riserva d'olio perché le nostre lampade possano risplendere. Vi ricorda nulla? Penso di sì, la parabola delle vergini stupide e delle vergini prudenti. Avere la riserva d'olio perché la nostra lampada continui a risplendere, perché questa lampada, che si chiama amore, che si chiama speranza, possa riscaldare le nostre notti fredde. E allora vado verso la parte più di conclusione. C'è una spiritualità della ricerca, una spiritualità della cultura vocazionale oggi, che possa essere sapienziale, generatrice di vocazioni. C'è una spiritualità per vivere questo? Credo proprio di sì. E prova ad indicarvi anche qui cose molto concrete, molto semplici. È importante per noi oggi avere il coraggio di passare dall'amnesia alla memoria. L'ho già accennato qualche istante fa. C'è una storia interessante, ma non mi soffermo su di essa, è legata ai racconti dei Cassidim, sono i racconti che i rabbini ebrei, quando parlano alla gente, usano per farsi capire meglio. E si parla di un rabbino, rabbino di Varsavia, che a un certo momento raccontò di un uomo stolto, ma così stolto, che dimenticava la sera tutto e poi non sapeva più dove aveva messo i suoi abiti quando si svestiva, per cui mattina era un dramma di vestirsi. Allora il rabbino gli disse: prendi nota di dove metti le cose, così domani e questo riuscì a seguire il buon consiglio del rabbino, però a un certo punto Goleng, e anche mi pare era il nome di un programma radiofonico, quella mattina che trovò tutto si disse: ma che bravo che sono stato, ho seguito i consigli del rabbino, ho trovato tutto stamattina. Però lì fu colto da un attimo di panico, disse: ho trovato tutto, ma io dove sono? Dove sono rimasto? Aveva trovato tutte le cose esterne, ma non sapeva più dove c'era lui. Qual era il luogo del suo esistere? Ecco, io credo che noi veramente viviamo un momento nel quale dobbiamo uscire da questa amnesia collettiva che tende a dimenticare il passato, le tradizioni, la forza dei valori, quello che ci portiamo dentro ciascuno di noi, perché in nome di
situazioni presenti e di lotte che spingono perché queste situazioni siano le uniche che teniamo presenti, ci scordiamo di quello che eravamo, del come eravamo. È invece importante ricordarlo, perché se non arriviamo ad avere questa memoria, noi arriveremo a dire come Golem, come questo strano personaggio del mondo ebraico: ma io chi sono? E che cosa me ne faccio nella vita? Anche se ho trovato tutto quello che mi serviva in tutta la vita. C'è un secondo passaggio che vorrei indicarvi, ma anche questo in parte accennato: il passaggio dalla frenesia alla pazienza. Abbiamo già detto cos'è la frenesia, è il modo di vivere concitato del tutto e del subito. La pazienza invece domanda anche i tempi dell'attesa, domanda la capacità di accettare che ciascuno di noi ha un suo passo. C'è chi fa i 100 metri nel record mondiale.